Oggi parliamo dell'Olanda. Avrei voluto iniziare dicendo parliamo del Commodore 64, e invece no, parliamo della sua concorrenza. Il signor Nishi, Kazuhiko Nishi, famoso per aver messo in piedi quello che è l'ASCII, è una di quelle persone geniali che ha lasciato il segno su questo mondo. Perché ha lasciato segno su questo mondo? Sono in pochi a lasciare tanto segno in questo mondo, ma lui sì, perché è stato da solo capace di mettere insieme quasi tutte le aziende adesso levante, Giappone, per definire di sua testa uno standard che potesse concorrere a fare da concorrenza, insomma, a fare da concorrenza a quella che era la, diciamo, più diffusa e ormai che aveva già preso piede, informatica d'inizio anni 80. Inizio anni 80 non abbiamo proprio uno standard ben definito, abbiamo IBM che con l'81 genera quelli che sono i PC, XT, quindi tutto il mondo poi compatibile. Abbiamo la Apple con i suoi Apple II, abbiamo Commodore, Atari con gli 8-bit, ma ognuno un po' segue il suo filone. Nishi cosa dice? Sarebbe bene creare uno standard e crea quello che si chiama MSX, quindi che adesso in termini pratici vorrebbe dire software, cioè macchine con software intercambiabile. Però a tutti gli effetti è il primo a voler dare una logica a tutte queste macchine che stavano nascendo, anche perché gli anni 80 sono l'insieme del genio tecnologico mondiale. E ci riesce perché mette insieme tanti nomi, Toshiba, Philips, Sony, veramente tanti, e definisce appunto questo suo standard base, che poi si evolverà dall'83 fino al 95. Però a tutti gli effetti diventerà famoso nel nostro mondo occidentale solo con la prima e in parte la seconda versione, quindi MSX, MX2, poi l'R e il Turbo, più di tanto ormai saranno un po' in ritardo sul resto del mondo. Anche perché nel frattempo nasceranno i 16 bit, nascerà il Macintosh e così via. Anzi, già quando esce questo, VG 8020 80, è l'85. Ed è già in parte vecchio perché monta uno Z80 e uno Z-Log, quando in realtà nell'85 già escono gli Amiga con i 16 bit, esce l'Atari con i 16 bit, il Mac è già uscito con 68.000 nell'84, è un po' in ritardo, ma è anche vero che però definisce uno standard utilissimo perché mettendo in piedi più piattaforme, quindi più aziende, si fa ovviamente un bel diciamo, si crea un qualcosa di molto molto forte. Il problema è che poi ci si lega magari a questo standard e si perdono le occasioni di continuare a capire il mercato. E secondo me un po' l'MSX ha fatto un po' questa fine, perché è vero che è durato 13 anni, 83-95, ma è anche vero che poi alla fine non è più cresciuto come avrebbe dovuto. Del resto lo standard prevedeva appunto Z-Log, quindi 8-bit, prevedeva un unico chip video, un unico chip sound, Texas Instrument e lo scrivo sopra, non mi ricordo, National Instrument, mi ricordo, nome strano. E di bello aveva, che appunto aveva software comune a tutti, per cui la stessa Microsoft, Bill Gates, insomma, aveva creato un sistema operativo dedicato a queste macchine. Quindi mentre prima nasce con MSX Basic, tipo questo, poi nasce, e l'abbiamo visto nel video con l'8280, nasce quello che è il Microsoft DOS, MSX Basic, perché comunque sia, su queste macchine poi comunque vanno gestiti floppy esterni e quindi si sviluppa il sistema operativo appunto assieme a Bill Gates per gestire dispositivi di massa. Inizialmente invece questi avevano solo, come vediamo qua, un bellissimo connettore
per attaccarci un registratore a cassette. Ecco, un'altra cosa bella è che non ci sono registratori a cassette dedicati, ma un qualunque registratore a cassette, con ovviamente il connettore appropriato, può di fatto interagire con questi dispositivi. Quindi l'8020 è bello, è importantissimo, perché è vero che è nato un pochino in ritardo rispetto appunto al Commodore 64, che è stato il top e che tutti noi ovviamente abbiamo avuto. Se mi sentono quelli delle Spectrum, ma insomma abbiamo capito, il Commodore 64 è innegabile, ma ha dominato la scena mondiale. Però comunque sia, questa è stata la vera concorrenza ideata appunto dal Sollevante, quindi dal mondo dell'estremo oriente, quindi il Giappone. E sapendo che i giapponesi come tecnologia non sono assolutamente indietro a nessuno, dobbiamo assolutamente riconoscere il loro bellissimo lavoro. A questo punto, lo standard cosa prevedeva? Massimo 64, cioè standard era dai 16 ai 64K di RAM, 16K di memoria video, quindi i famosi 80 che sono scritti qua, in realtà sono 16 più 64, e poi appunto la Centronics, importantissima per le stampanti parallele, per la comunicazione appunto del, diciamo, di quello che è l'output di fatto di un lavoro, perché quando si usa un computer il risultato finale al tempo era puntualmente un documento su carta, un disegno. Bene, allora adesso andiamo a guardarlo esteticamente, lo apriamo, lo puliamo un po', guardiamo chip per chip a cosa serve e poi lo riaccendiamo e vediamo se abbiamo fatto tutto bene, se non abbiamo distrutto cambiando quei due o tre condensatori che volevo cambiare. No dai, non ci ho fatto praticamente nulla ancora, ci saranno altri video comunque sull'8020. Intanto andiamo avanti con questo, buona visione. Anzitutto va detto che è un compatto, è molto bello perché ha questo bicolore che fa molto fashion, secondo me è molto molto elegante, molto più che non il plasticone, chiamiamolo così, del Commodore 64. Questo ha come l'aria un po' più professionale. Sulla destra vediamo sempre le quattro frecce che sono tipiche di tutti gli MSX, i prodotti MSX standard di quel periodo, e poi ci vediamo i 70 tasti, i tasti funzione, programmabili. Sul lato sinistro non c'è assolutamente nulla. Sulla parte superiore vediamo il coperchietto in plastica dentro cui si nascondono i due connettori per le cartridge. Non so come abbia fatto arrivare ai giorni nostri questo povero 8020, considerato che al tempo i giovani magari non avevano tutta questa cura, quindi apri, chiudi, crack, distrutto tutto. Invece questo è ancora sano, mi sembra positivo, insomma è qualcosa di buono. Sulla parte destra vediamo l'unica cosa che c'è, di fatto l'interruttore on-off del dispositivo, e sul retro vediamo da destra la presa RF, il connettore monitor DIN, tipico anche del VIC-20, uguale, la presa per il dataset, l'uscita Centronics, il reset e poi appunto il collegamento per il cavo di alimentazione. Dicevamo che parecchio tempo fa ho acquistato questo 8020 e chi me l'ha venduto mi ha detto che funzionava benissimo, ma ogni tanto si incartavano i tasti cursore. Effettivamente non posso che dargli ragione. Staccati. Tanto lo accendiamo e vediamo se è vivo. Ma l'ho preso veramente tanto tempo fa, solo che è sempre rimasto là. Allora ho attaccato ovviamente un suo Philips. Entrata. Allora, una cosa importante. Vi dovesse capitare di usare un Philips 8020, non avere il cavo per collegare un monitor, se siete fortunati e avete quello di un VIC-20, vi va bene, perché di fatto il connettore, che è un DIN, mi sembra 8, 5, mi ricordo, comunque di fatto utilizza solo tre connessioni, la 2, la 3 e la 5, qui sopra adesso vi metto il dettaglio, e sono le stesse connessioni del VIC-20, quindi abbiamo il cavo monitor senza volerlo. Va bene, alla fine usciamo in entriamo in composito e abbiamo il nostro bellissimo monitor collegato. Allora, adesso serve da fare una prova un po' banale di tutti i tasti, perché c'è la tastiera che non va, però in realtà che caps si è accesa. Lui mi diceva proprio, ok, che era proprio questo, vediamo,
destra, giù, sinistra, su, effettivamente, ah, su ci va, ma non si rialza. Fastidio. Ma insomma, non è così grave in realtà, basta essere un po' decisi. Vabbè, cosa facciamo? Lo smontiamo e vediamo se si può fare qualcosa. Per il resto, carino, no? 40 anni anche lui quasi, Siamo tutti vecchi! È sempre bello riprendere per mano vecchi PC che magari non si usavano da una vita, anche perché io l'ho portato a casa, l'ho testato e poi messo in vetrina, ciao. No, poi l'ho tirato fuori un po' di tempo fa, ho fatto il video sulla mia collezione Philips e basta. Zero. Però almeno la volta buona che lo pulisco, lo sistemo, chissà dentro cosa ci sarà. Vabbè, per aprirlo è abbastanza banale. Solite vitine a stella. Cacciavitino. Nulla di così complesso. Bene, rimosse le due viti. Che belle. Allora, per alzarlo, dietro si alza un po', ma per aprirlo bisogna un po' sforzare la plastica sotto, all'interno di qua. Stessa cosa anche da questa parte. Così abbiamo alzato questo. Adesso ci manca, scusate, la parte frontale. Basta mandarla in avanti e piano piano, sempre massima attenzione, perché questa è comunque plastica che ha, appunto, come dicevamo un secondo fa, 40 anni. Olè, l'abbiamo fatta. Ah, eccoci qua. Olè. Ecco, la cosa bella rispetto al 64 e ai prodotti Commodore è che ha il trasformatore, quindi alimentatore e trasformatore interno. Così almeno non abbiamo scatole pendenti in giro per la casa. A questo punto possiamo anche pulirlo un pochino, perché magari facciamo così. Stacchiamo questo, ok. Stacchiamo anche questo. Va bene. Ok. Perfetto. Olè, così. Questo possiamo poi lavarlo e pulirlo bene. Siamo lì, dopo lo rimontiamo. La tastiera, come tutti i dispositivi di quel periodo, ha sempre, adesso lo vediamo un po' meglio di qua, il flat, eccolo là sotto, un flat che la tiene attaccata. Quindi con la massima attenzione, uno e due, se la facciamo, uno si è aperto, eccolo là, si sono staccati, uno e uno, due, la membrana di qua si è staccata. Adesso togliamo la massa qua giù in fondo. Okay. E poi ci rimane il cavo qua sopra, che lasciamo, possiamo staccarlo anche da qua direttamente. Intanto facciamo così che lo vediamo. Olà. Allora, stacchiamo intanto questi, così riusciamo a lavorare meglio. Anche perché sulla tastiera dobbiamo aprirla. Quindi prima cosa bisogna togliere ovviamente lo sfondo, la parte dietro. Questa qua. Andiamo di là. Olè. Sta dando segni di cedimento, la cosa mi piace. Ok, qua stanno uscendo già tutte le molle, ma non importa, perché noi adesso e tutte le molle, qua adesso dobbiamo pulire tutto. Ma insomma, io ho detto che non è mai stato pulito sto Philips, non è stato smontato. Accetto veramente tante scommesse. Adesso, per non perderle, è bene fare una scatolina. Quindi andiamo in cerca di una scatolina. Allora, scatolina trovata, vaschetta del gelato. Attenzione a come sono fatte le molle, nel senso che le molle della parte con la punta sono verso, diciamo, il basso. Una volta girata la tastiera sono verso il basso. Quindi qua fare attenzione a questa cosa. Mio Dio, quante sono?
Va bene, operazione molle terminata. Non sono per niente poche. Polvere invece ce n'è decisamente tanta. Ok, adesso andiamo prima a pulire questo e poi andiamo a pulire l'altro. Che disastro. Bene, adesso ho fatto un po' di sistemazioni. Adesso mi resta, l'ho anche lavata, mi resta da smontarla e cercare di capire qua sotto questa molla, perché non sempre torna su, quindi sarà un po' magari schiacciata o magari sporca di più dentro. Qua siamo, lavoro da mezzo secondo, facciamo anche questo e poi teoricamente è tutto a posto. Adesso qua per farlo uscire. Bene, adesso le stacchiamo tutte, facciamo una alla volta. 1, 2 e 3. Olè. Questo va di qua. Adesso così puliamo bene anche sotto. Così. Olè. Sì, alla fine sono 4 molle che mandano avanti e indietro. Rimandano indietro il tasto. Ok, questa va di qua. Perfetto. Quella che ci dava problemi è quella sopra, quindi questa. Bene, così riusciamo anche a pulire meglio anche sotto. Quindi adesso cosa possiamo fare? Più di tirare un po' la molla, in realtà non è che abbiamo da fare. I tasti li abbiamo già belli puliti, quindi possiamo anche semplicemente rimontarla così. Oh, sembra andare avanti e indietro. E dato che ci siamo, le allunghiamo un po' tutte, non troppo, perché se si sfaldano poi non vanno più né di qua né di là. Bene, terminato di sistemare più o meno la tastiera, adesso cerchiamo di pulire qua sotto, perché sinceramente vedo che c'è abbastanza, per non dire abbastanzissima, polvere. Quindi cominciamo a smontare anche la motherboard. Olè. Partiamo dalle cose semplici, quindi la scheda di alimentazione. Olè. Togliamo anche l'alimentatore, tradotto il trasformatore, scusate. 1, 2, 3. Ok, perfetto. E adesso abbiamo ancora i cavi là sotto, riusciamo a toglierli senza... Ok, dai, ci siamo, smontiamo tutto. A questo punto facciamo le cose fatte molto bene. Vale. Vai, vieni su. Era bello attaccato, ma noi ce l'abbiamo fatta. Ok, alimentazione staccata. Adesso pensiamo alla scheda, che qua non è che ci siano poi molte difficoltà, si tratta sempre di svitare alcune viti. Queste qua poi io cosa faccio? Le riattacco qui, così non le perdo, non le dimentico. Questa va qui e quella va lì. Ok, poi ne abbiamo una qua sopra che tiene questa schedina qui. Allora, così, così, questa, se riusciamo a fare tutto senza fare danni. Olè, perfetto, anche la scheda. A questo punto rimettiamo la vite qua sopra, che non la perdiamo. Bene, così al termine della pulizia siamo arrivati a ricreare tutta la macchina. Adesso, prima di chiuderla, facciamo un'analisi della scheda, quindi chip per chip, come faccio io sempre, faccio l'analisi dei componenti. Allora, partiamo da in alto a sinistra, uscite video, RF e anche DIN, due porte per le cartridge. Sulla destra vediamo la CPU, un po' più al centro vediamo la ROM, sulla sinistra vediamo il chip video, scendendo sinistra VRAM, sinistra centro la RAM,
Sulla destra, da parte centrale, vediamo qui 12, 3x4, sì, 12 integrati che servono un po' per le logiche, TTL, flip-flop, insomma circuiti logici standard. E sotto vediamo il controller delle periferiche, il chip sound e le due porte joy. Questa è la scheda nel suo complesso. Bene, abbiamo terminato di ricomporlo, bello pulito, in ordine, guardate che meraviglia. Adesso ovviamente ansia da, come si dice, prestazione, perché bisogna ovviamente provarlo. Speriamo che funzioni. Aiuto. Sì, vivo e vivo, e vai. Adesso speriamo che funzioni però la tastiera 83. Sì. FG, DNM. Vediamo il tasto fatidico, su, giù, destra, su, giù, sinistra. Meraviglia. Adesso funziona tutto. Le maiuscole, caps. Vabbè, insomma, più proviamo e più vediamo che funziona. Maiuscole, meraviglia, posso chiuderlo? È stato fin troppo semplice. Bene, adesso chiudiamo e poi facciamo un test finale. Bene, allora adesso proviamo la macchina chiusa in modo definitivo. Ho attaccato direttamente questo televisore perché così proviamo anche la presa RF. Prima abbiamo visto la composita che era viva, dato che ci sono, qui ho sia composita che RF. È sufficiente cambiare così e passare alla composita, ok? Oppure tornare sull'RF di prima. Lasciamo le RF così vediamo anche i colori. Abbiamo preparato con la tester un listato. Fai list, Chloe, per favore. Ok. Ok. Senza emozionarti. Bravissima. Ok, abbiamo preparato un ciclo for molto banale. Da 1 a 10 ci cambia il colore e lo vediamo cambiare perché ad ogni cambio dobbiamo dare un invio. Bel run ed eseguiamo. Con calma, vai. Ok, questo è l'1. Premi, batti invio, batti qualunque cosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finito il ciclo for. Perfetto, ancora uno. Perfetto, quindi abbiamo visto che il color funziona. A questo punto dobbiamo provare anche l'audio. Allora, facciamo un bel comando play, P-L-A-Y, spazio. No, play, spazio, play, spazio, doppio apice, che è qua sopra, lo fai con lo shift, ok, scrivi ABC, CC, ok, apice, invio. Ok, adesso rieseguilo perché il volume era basso, no, basta che torni su e batti invio. Ok, batti invio, no, non serve, basta che batti invio. Perfetto, quindi anche l'audio funziona. Bene, e così abbiamo visto ripartire anche l'8020. Ce l'avevo veramente da tanto tempo lì fermo in vetrina, era ora che lo tirassi fuori, lo pulissi almeno, povero. Vabbè, adesso come sempre cosa ci farò? Prossimo giro sarà magari un bel recap. So che tanti sono contro questi recap esagerati, ma beh, sinceramente farli costa veramente poco, perché più dei condensatori il lavoro ce lo metto io, quindi è gratis. E di fatto magari allunghiamo un po' la vita. Lo riaccendo tra un anno e mezzo, non ho la fissa del magari. È un minimo per dargli un po', per allungargli un po' la vita. Bene, e poi no, poi voglio fare una cosa importante, ovvero un piccolo corso anche su quelli che sono i comandi, diciamo, della basic, del basic dell'MSX. Io ho già fatto una sezione del canale dedicata alla formazione. Niente di... Però sull'Amiga, per esempio, le partizioni, sul Mac anche, l'HDSG Toolkit. Mi ricordo anche che ho fatto sul 128 due puntate dedicate ai comandi di grafica. E dovevo iniziare anche quelli del sound. Ecco, non sarebbe male fare un confronto anche con gli sprite, per esempio, la gestione degli sprite sia sul Mac, sia sul 128, là, sia appunto sull'MSX o anche sull'MSX2 sull'8280.
Vediamo cosa mi esce per la testa. Intanto almeno abbiamo riacceso l'80-20, che è una pietra miliare, non dico alquanto un Commodore 64 che è untouchable, però obiettivamente insomma è abbastanza importante per la nostra storia, di cui tutti noi siamo fondamentalmente innamorati. Bene, grazie di avermi seguito fino a qui, alla prossima, faremo, forse il prossimo video sarà la riparazione del 1084 che mi ha abbandonato, potrebbe essere, sti monitor CRT belli, ma ciao a tutti. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto, selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti.